Che dici, ricominciamo? Sì! Andiamo! Sta a te. Benvenuti all'edizione 2022-2023 del TG dei ragazzi. Cari amici, siamo tornati dopo la pausa estiva. Questa è la prima puntata del nostro TG. Domenica 2 ottobre, Elisabetta, Marta e Isabella si sono recate al campo sportivo Montagna, dove si stava svolgendo il Festival dello Sport. Vediamo il servizio. Siamo al campo Montagna, al Festival dello Sport. L'attività fa l'alpinismo giovanile. L'alpinismo giovanile accompagna e insegna ai ragazzi a andare in montagna, che non si tratta solo di andare a camminare nei sentieri, ma tutto ciò che è la montagna, rispettarla. E noi con il nostro gruppo, che si chiama La Tana dell'Orso, portiamo i bambini in giro per i nostri monti a imparare tutto quello che può essere che la montagna, quello che c'è anche nel bosco, e poi ovviamente leggere una cartina e andare in sicurezza anche a fare attività un pochino più impegnative come può essere l'arrampicata. A quale età si può cominciare a praticare questo sport? L'alpinismo giovanile si può svolgere dagli 8 anni fino ai 17 anni, poi si può continuare con la sezione del CAI in tutto con gli adulti fino a 99,99999. In montagna si può andare chiunque, in sicurezza, ma tutti. Abbiamo provato molti sport, dal tiro con l'arco al basket, dal calcio al pattinaggio, che è la nostra passione. A che età si può iniziare a fare pattinaggio? Allora, iniziamo con i bambini di 3 anni, blocchiamo le ruote, iniziano a pattinare, provano, fanno un po' di marcetta, piano piano imparano e poi abbiamo vari tipi di corsi. Abbiamo il corso CAS, che è il centro avviamento allo sport, proprio per i bambini che incominciano. Abbiamo il corso amatoriale, abbiamo il corso avanzato e fino ad arrivare poi all'agonismo. Siamo qui con Asia, campionessa di pattinaggio corsa. Cosa hai vinto? Io ai campionati europei all'Aquila. Allora, le gare che mi piacciono di più generalmente sono le gare più brevi, quindi quelle più corte, e quelle in cui vado meglio sono la 100 metri e la 500 metri. Quali sono le specialità di questo sport? Allora, io sono Pietro, l'allenatore di questa atleta, ma anche l'allenatore della Sport Inside, che è l'unica società qui alla La Spezia, ma anche nella provincia di La Spezia, che fa pattinaggio corsa. Pattinaggio corsa, le gare, ci sono le gare di velocità, quindi di breve distanza, oppure lunghe, un po' più lunghe. Si possono correre sull'asfalto oppure su piste dedicate al pattinaggio, piste di sopraelevate si chiamano. Lei ha la caratteristica di essere un atleta veloce, quindi predilige le gare sprint. Però ci sono anche le gare di fondo come l'atletica. Abbiamo qui un piccolo grande campione di atletica leggera. Come ti chiami? Mi chiamo Gabriele Di Ferro. Quali sono le tue specialità? Allora, le mie specialità sono il mezzo fondo. E quest'anno mi sono focalizzato molto sui 1000 e sui 600. Quali sono le tue vittorie? Allora, la mia prima vittoria importante
è stata la vittoria che ho fatto a Roncoscrivia quest'anno. Erano i campionati regionali, erano i mille metri in campestre e sono arrivato primo. Isabella, Alice, Alessia e Viola sono riuscite a intervistare la loro preside Silvia Mannoni, dirigente scolastica dell'ISA 5. Siamo nell'istituto comprensivo numero 5 della Spezia con la professoressa Silvia Mannoni e vorremmo farle qualche domanda. L'istituto comprensivo numero 5 è il primo istituto che dirige? Allora Viola, no, non è il primo, perché quando ho vinto il concorso nel 2019 sono stata mandata in Lombardia, precisamente in provincia di Como, in un comune che si chiamava Mariano Comense. Avevo un istituto comprensivo, dirigevo un istituto comprensivo molto molto grande. All'inizio è stato faticoso andare via, non lo nego, è stato tanto faticoso, e poi ho lasciato anche lì una parte di cuore perché è stata un'esperienza molto bella. Quindi diciamo che è il secondo istituto che dirigo. A cosa serve una preside? Perché hai scelto di diventare una preside? Una preside, secondo me, serve per coordinare tutto il mondo che ruota intorno ai bambini. Ci sono tante persone che si interessano a voi, tante. Ci sono i vostri insegnanti, ci sono tutte le istituzioni, ossia il comune, ci sono i vostri genitori, la parte più importante della vostra vita. E il preside sta lì ad ascoltare tutte le istanze, tutte le motivazioni, tutto ciò che arriva da tutte le parti, no? E poi cerca di coordinare, di mettere insieme tutto per far sì che voi a scuola ci stiate nel modo migliore possibile. Io la preside ho scelto di farla per questo motivo. Tutti coloro che diventano presidi hanno in qualche modo insegnato, no? In qualsiasi ordine di scuola possono aver insegnato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria, però l'esperienza dell'insegnamento l'hanno avuto e hanno provato cosa significa, hanno visto che cos'è il mondo della scuola. A me della scuola piaceva questo, mi piaceva comunicare e mi piaceva ridere. Adesso non posso dire non mi piacesse insegnare, però penso che comunicando in una maniera bella e ridendo si insegna anche meglio. È la stessa cosa che mi porto dietro nell'esperienza da dirigente, da preside, anzi, perché è più bello dire preside, hai ragione, che dirigente. Allora, ho scelto di farlo prevalentemente soprattutto per aumentare questo aspetto della comunicazione, dei rapporti umani, che cominciano la mattina presto, quando arrivi a scuola, saluti i collaboratori scolastici, saluti le persone che stanno in segreteria, saluti gli insegnanti, saluti tutti i bambini che arrivano e inizi anche un po' a sorridere, perché sai, ridere è bello perché non significa essere sciocchi, significa cercare qualcosa di bello, di piacevole in tutte le cose. La scuola ha un senso, secondo me, se i bambini ci vengono per imparare, ma imparano meglio se ci vengono stando bene. Imparano meglio i bambini e lavoriamo meglio noi se stiamo bene nel luogo in cui lavoriamo. Quindi della scuola mi piace questo, mi piace la comunicazione, mi piace ascoltare tutti, mi piace cercare di rendere i rapporti tra le persone più fluidi, più armonici, mi piace ridere insieme a voi. Molto insieme a voi. Qual è la sua idea di scuola? Allora, quella di un luogo bello in cui si possa apprendere proprio perché ci si sta bene, perché si sa sorridere, si sa ridere, si sta bene in compagnia, ci si trasforma in continuazione. Ecco, una cosa che prima non ho detto parlando con Isabella, quella perché ho scelto di farla dirigente, perché la scuola è e deve essere il luogo del cambiamento. Non sempre lo è. La tendenza a dire abbiamo sempre fatto così, continuiamo come abbiamo sempre fatto, è forte, perché cambiare è difficile. Però la scuola è una piccola parte della società, no? Una piccola, grande parte della società. La società è in continua evoluzione, voi siete in continua evoluzione e noi non possiamo essere gli stessi, anche da un anno all'altro non possiamo essere gli stessi. Per cui dobbiamo cogliere questi segnali e cambiare insieme a voi. La mia idea di scuola è questa, una scuola dove si sta bene, si impara stando bene, si cambia in continuazione. Dopo 2 anni di pandemia che ci ha tenuti fermi e chiusi nei nostri banchi, potremo quest'anno ricominciare a fare gite?
Guarda, questa è una domandona difficile, difficile, perché allora noi ci stiamo impegnando perché voi possiate tornare il più possibile ad una vita allegra, come dicevamo prima. Quindi a fare tante attività che, avete ragione, in questi anni vi sono state negate. Attualmente la normativa prevede che le gite si possano fare e io mi prendo l'impegno, vi assicuro, insieme alle vostre maestre, ne abbiamo già parlato tanto, di tornare a farvele fare. Le gite e tante altre cose belle, quelle che compongono quell'aspetto che dicevamo prima della scuola, grazie al quale si impara meglio il divertimento. Va bene? Quindi ci impegniamo a rifare della scuola un luogo allegro. Grazie per la sua disponibilità. Da Isabella, Alice, Viola, Alessia, a voi studio! E ora vi raccontiamo le nostre vacanze estive. Cominciamo con Marta e Isabella, che ci portano alla scoperta di Palermo. A Palermo c'è un edificio in stile orientale, costruito al tempo dei Borboni, chiamato Palazzina Cinese. Vicino vi è il museo etnografico che abbiamo visitato. Vi sono abiti antichi, armi per la caccia, mezzi di trasporto, carrozze bellissime. E carretti siciliani, tutti decorati. Un posto proprio da visitare. Palermo, la cosa più bella è il mare. Per ora è tutto da Marta e Isabella, a voi studio. Il libro della settimana è una raccolta di poesie dal titolo La vita è dura, presentata lo scorso 30 settembre presso la parrocchia Nostra Signora della Salute. Dabiano Bella ha intervistato la giovane autrice Tiziana Staiano. Tiziana Staiano è una studentessa di 21 anni. La conosco da tempo perché frequenta la mia parrocchia, la parrocchia di Piazza Brenna. Abbiamo scoperto che la nostra carissima catechista è anche una scrittrice. I mesi scorsi Tiziana ha infatti pubblicato una raccolta di poesie intitolata La vita è dura. Il titolo è apparentemente in contrasto con il sorriso che attraversa il viso di Tiziana. In realtà, attraverso queste poesie, l'autrice riesce a raccontare alcuni momenti difficili della sua vita che è riuscita a superare anche grazie all'esperienza della scrittura. Da alcuni mesi il libro è iniziato a circolare ed essere letto, tanto che il parroco Don Francesco Vannini ha pensato di organizzare una presentazione pubblica di questa raccolta lo scorso 30 settembre. L'incontro è stato molto partecipato e, sollecitato dalle molte domande, Tiziana ci ha raccontato di sé e della sua opera. Visto l'interesse che si è creato intorno a questo testo, abbiamo pensato di proporre un'intervista all'autrice anche nell'ambito del nostro TG dei ragazzi. Tiziana, come è nata l'idea di scrivere questo libro? Grazie mille, Damiano. E diciamo che l'idea di questo libro è stata un po' un'idea così, è un po' venuta così, una sorpresa anche per me. Però avevo voglia di tirare fuori le cose che mi sentivo dentro, quindi l'idea è stata quella, riuscire a dire un po' le cose che mi sentivo di dire, ecco. È stato difficile comunicare ed esprimere sentimenti molto personali? Grazie. Sì, è stato abbastanza difficile, proprio per una mia difficoltà personale. Però sì, un po' difficile lo è stato. Però mi ha aiutato tanto anche a imparare che è anche bello e giusto e utile farlo.
Cosa provi ora che il libro è stato pubblicato e letto da molte persone? Grazie, sono molto emozionata e contenta, spero più che altro che piaccia anche e soprattutto alle persone che amo di più, ma anche che comunque riesca a trasmettere qualcosa anche a chi magari non conosco e che soprattutto non mi conosce, quindi più che altro l'emozione, per adesso è l'emozione la cosa principale e la contentezza naturalmente. Pensi che continuerai la tua attività di scrittrice? Allora, questa è una bella domanda. Non ci ho ancora pensato, intanto mi fanno questa domanda, in realtà me l'hanno chiesto quasi tutti. Allora, io continuo a scrivere sempre in generale, quindi potrei dire di sì. Però ecco, non so se arriverà proprio un libro vero e proprio, cartaceo vero, però potrei dire più sì che no, dai. Alla luce della tua esperienza, quale messaggio vorresti trasmettere al TG dei ragazzi? Innanzitutto vorrei dirti che secondo me è una realtà, una esperienza che fate secondo me molto bella, quindi innanzitutto complimenti a te e a tutti quelli che lo fanno insieme a te, mi fa davvero molto piacere. E la cosa, il messaggio principale che vorrei mandarvi è di dire tutto quello che sentite, a prescindere che sia giusto o che sbagliato, l'importante è che vi sentiate liberi di dire, nel rispetto naturalmente, nell'educazione, in tutto, però che riusciate a esprimere quello che sentite, perché è importante secondo me, sempre nella bontà anche degli altri, ma riuscire a dire quello che vi sentite, quello che veramente dentro avete, e essere voi stessi, che alla fine andiamo bene tutti così come siamo. Grazie. Ed eccoci giunti al servizio che non poteva mancare, la posta di Greg. Vediamo cosa ci dice il nostro amico. Ciao Greg! Oh ciao, come sono contento! Finalmente siamo tornati! Esatto! Anche quest'anno faremo la posta di Greg! Bene, sono troppo contento! Ah, ma devo dire la verità che ti vedo fin cresciuto. Oh, io anch'io ti vedo invecchiato. Ma no, ma non si dice, oh, non lo dica cosa mia, se sei nato troppo presto, ma non è che sono nato troppo presto, oh sì, facevi il cameriere nell'ultima cena. Greg, dai, per favore, non iniziamo, abbiamo appena iniziato a fare la posta di Greg e già partiamo a questa maniera. Dimmi un po', com'è andata l'estate? Oh, troppo bene. Dove sei andato? Al mare, bravo. E sei andato in montagna? Oh, certo. Ma che meraviglia, sono contento. Ho fatto anche i campi a Cassego. Davvero, sei andato a Cassego? Sì, quest'anno fa 50 anni. Bene, bene. Oh, fino alla tua età. No, sempre questa storia dell'età. Oggi ce l'hai con me, eh? Oh, certo. E dimmi un po', invece la scuola è iniziata? Oh, ma c'è? Ho riniziato la scuola. Eh beh, normale, certo, non sei contento? Oh sì, solamente di aver rivisto i miei compagni. Certo, i compagni sono una cosa importante. E dimmi un po', quest'estate li hai fatti i compiti? Oh certo. Li hai corretti? Oh certo. E come sono andati? Male. Perché male? Oh, quello di matematica non capisce niente. Certo, sono sempre gli altri che non capiscono niente. Oh sì, guarda, abbiamo fatto questo compito. Fammelo vedere. Questo qua è un triangolo. Bravo, perfetto. E quindi? Guarda quest'altro, sì. Questo è un rettangolo. Bene. E allora cos'è che ci è andato male? Oh no, aspetta, guarda che quest'altro. Aspettiamo anche quest'altro. Questo è un rotangolo. Ma che rotangolo? Sì, è un rotangolo. Ah no, è un cerchio. No, quello là si chiama triangolo, poi c'è il rettangolo e poi c'è il rotangolo. Ma non... E poi te dai la colpa agli altri. Guarda che gli insegnanti sono importanti, dicono cose sempre vere. A volte si può anche sbagliare, però per amor di Dio, sono lì per insegnarti. Oh sì, anch'io sono lì per imparare. Ecco, bravo, allora impara e stai buono, non so, è normale, quello si chiama cerchio, te lo dà, sì, sbagliato. Dici? Dico. Allora, vi vuoi spiegare a questi ragazzi che sono qua a guardarci che cosa devono fare? Oh certo, allora ragazzi dovete scrivere le letterine a me! Ecco, al grande Greg, sono io! Esatto! Allora, ma dimmi un po', come devono fare? Allora, fate un bel disegno se vi va, poi scrivete a lapostadigreg@gmail.com. Dai, di nuovo insieme! Ok, allora lapostadigreg@gmail.com. Sveditele, mi raccomando, a questo indirizzo qua. Ecco, bravo.
Ok, allora io penso che per oggi abbiamo finito. Oh, di già? Ah, penso di sì. Oh, devo fare un saluto. E chi devi salutare, di già? Oh, un professore di Sarzana. Un professore di Sarzana? Dove hai conosciuto? Oh, lo conosco da tanto tempo. Ah, bene, come si chiama? Lanfranco. Ciao, Lanfranco. Sono io, Greg. Ciao, ciao. Bene, salutiamo allora il nostro professore di Sarzana, di nome Lanfranco. Ok, ciao Lanfranco. Ora vado. Dove devi andare? Devo andare a prenderti una cartina. Che cartina? La cartina dei cantieri, così almeno fai qualcosa di buono. Ma perché devo andare nei cantieri? Di solito gli anziani vanno a vedere i cantieri. Greg, ti prego, io non ce la posso fare, è la prima puntata e già va così. Ciao ragazzi, ci vediamo la prossima settimana, aspettiamo tante letterine! Ed eccoci giunti al termine di questa puntata, l'appuntamento è a settimana prossima, ciao!